cappotto, è stato parlato dall'architettura in combinazione con la pelle, io adesso parlo soltanto dalla pelle. La storia degli edifici è una storia di corpi, ambienti e superfici che testimoniano un'infinità ricchezza di fantasia. Questa ricchezza nel XX secolo calò da un lato, mentre per un altro verso aumentò. Uno dei motivi principali di questo calare è stato sicuramente il manifesto Ornamento e delitto di Adolf Loos. La texture, i colori e in particolare i decori furono messi a disparte. La superficie perde man mano la sua importanza come motrice manipolativa. Da lì in poi, il più delle volte, le facciate vennero semplicemente frattezzate e rivestite di tinte monocrome. Questo fenomeno, neutralizzazione della superficie, portò inevitabilmente ad un parziale neutralizzazione della forma stessa. In aggiunta a questo fenomeno di neutralizzazione intellettuale, a partire dagli anni '80 arrivarono anche le esigenze preposte dall'utilizzo di nuove tecnologie. Con l'arrivo dei sistemi di coibentazione arrivarono nuove complessità in termini di fisica e tecnologia dei componenti utilizzati. L'industria cominciò man mano a dettare la forma della superficie. Venne dettato il tipo di finitura, il suo spessore, la lavorazione e pure il colore. Tutti gli sforzi di creare qualcosa di differente non riuscivano più. I tentativi di dare alle forme un altro effetto, di inserirle in un contesto o di porle in contrasto, fallivano per via del detto dell'industria. Allo stesso tempo, però, il materiale stesso divenne una delle poche possibilità di espressione. Vennero utilizzati materiali di diverso tipo e diversa lavorazione, materiali pregiati o poveri, lisciati o lasciati grezzi, comunque sempre con l'intenzione di mostrarne la materialità, diventarono un'alternativa al decoro plastico. A seguito vorrei esporre tre tesi, di cui ne approfondirò una soltanto visto che le altre due sono ovvie a tutti, spero almeno. Per primo, ogni forma ha una superficie, chiamiamola pelle. Non è possibile immaginarsi un corpo, anche se solo virtuale, che non si recepisca dalla sua superficie. Per questo motivo tutte le cose vengono, se si voglia o no, valutate appunto da questa loro pelle. Con la superficie riesco a modificare la percezione della forma del corpo. Dopo approfondirò questo mio pensiero. Architetti ragionano normalmente per lo più in modo tridimensionale, storici dell'arte invece spesso in due dimensioni. A mio avviso, la qualità dell'architettura si rispecchia nel congiungimento della qualità della terza dimensione con quella della seconda. Tutte le forme possiedono una pelle che insieme alla dimensione di essa ci influenza. Non importa se si tratta di una pelle di termini biologici o metaforici, una forma è costituita da un materiale che di suo può contenere colori, disegno e sensazione al tatto. Perciò l'osservatore non percepisce il materiale stesso delle cose, ma ne percepisce la sua superficie, la pelle. Ad esempio, la pietra naturale è costituita dal colore, in parte da un disegno e dalla sua granulometria. Se levigato, il disegno ed i colori si intensificano. Lasciato grezzo, il colore ed il disegno si attenuano. Gli intonaci sono composti da un legante del colore e da un inerte, che può essere diversa
colorazione e dimensione. Possono attenuare l'effetto dando lo stesso colore all'elegante e all'inerte contenente. Allo stesso modo posso intensificarlo scegliendo un inerte di un colore intenso e diverso dal colore dell'elegante. È possibile modificare la sembianza dell'intonaco modificando il tipo di lavorazione. È possibile gettarlo a cazzuola, lo posso anche lisciare o modellare con specifici arnesi. Ho la possibilità di differenziare diversi elementi di un corpo o di un interno trattandoli con diversi materiali e dando alla superficie una diversa lavorazione, creando così una diversa articolazione. Per esempio, un edificio sembrerà meno alto se al piano terra applicherò uno zoccolo di intonaco grezzo. Dando come finitura un intonaco rigato, potrò scegliere se fare sembrare l'edificio più largo tirando il pettine in orizzontale o più alto lavorandolo in verticale. Scegliendo l'utilizzo di un intonaco molto plastico per certe parti o invece molto sobrio per altre, sarà possibile accentuare o attutire gli elementi scelti. Ho la possibilità di rivestire un materiale, in tal modo sarà possibile modificare sia colore che disegno che la sensazione al tatto. Scegliendo di applicare una velatura semicoprente o lavando l'intonaco avrò la possibilità di attenuare l'impatto visivo alla superficie, lisciando l'intonaco a stucco lustro o dandogli una vernice lucida potrò evidenziare l'edificio. Utilizzando specchi o grandi vetrate potrò scegliere di fare partecipare tramite riflesso anche altre forme adiacenti. In tal caso l'effetto della superficie non sarà stabile, ma dipenderà dal punto di osservazione e dalla qualità di luce. Quindi, in base alla scelta dei materiali, al metodo di lavorazione e alla decisione di rivestirli o lasciarli a vista, l'effetto dell'oggetto cambierà. L'impatto sarà un altro perché la pelle sarà un'altra. Sottolineo che si voglia o meno. Solo quando rifletterò sufficientemente sulle caratteristiche della pelle, quando avrò previsto dettagliatamente l'effetto che la seconda dimensione ha e quando l'avrò modificata al mio piacere, la forma apparirà come era mio intento. Apparirà. C'è da dire però che il corpo non è mai solo. In realtà, quindi, la pelle non manipolerà solo l'effetto dell'oggetto, ma anche il suo impatto nell'ambiente. In Piazza Mercato, a San Lorenzo di Sebato, troviamo un esempio di edificio contemporaneo inserito in un contesto storico. Si trovano la parrocchia gotica, dopo il Grofenhaus, con superfici gotiche, la scuola elementare degli inizi del Novecento con tinteggiatura color ocra, infine l'albergo Posta, un edificio storico con isolamento termico, una finitura industriale ed una tinteggiatura a due colori, elegante sintetico, impeccabile. Mentre per l'edificio del nuovo municipio fu scelta una superficie di intonaco lavato composta da elegante, pigmenti naturali e sabbia di arenaria recuperate dalle formazioni di Wengen. Ora, a mio avviso, è molto interessante come il municipio, nella sua geometria moderna, riesca ad inserirsi meglio nel contesto della piazza che l'albergo Posta nella sua forma storica. Lo stesso discorso vale per edifici inseriti in paesaggi nei quali la geometria moderna, priva di elementi stilistici storici, riesca ad integrarsi nel paesaggio grazie alla scelta della superficie. Negli interni la superficie aiuta a creare atmosfere con tinteggiature di calce bianca, dà più luminosità alle stanze, creando allo stesso tempo la sensazione di vani più grandi. Rivestendo le pareti di tappezzeria scura invertirò l'effetto.
Ad una cantina potrò dare le sembianze pulite utilizzando una finitura omogenea e candida, mentre potrò farla diventare cupa usando un intonaco individuale e dandogli così una ottenebrata eleganza. Non voglio a priori dare una mia preferenza a un tipo di possibilità, non voglio nemmeno valutare la possibilità di inserire o di mettere in contrasto un edificio, voglio soltanto sottolineare quanto tramite la superficie sia possibile raggiungere, intensificare entrambi gli effetti. La ricchezza della storia può essere ripetuta. Grazie. Thank you.